Tempo di amore su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato all'amore, il primo video dedicato a San Valentino. Non li faccio ogni anno i video dedicati a San Valentino, forse perché non lo festeggio, è passato per me quel tempo della fanciullezza in cui scambiarsi i bigliettini, ma io non sono egoista, non è perché è passato per me quel tempo, devo pensare che sia passato per tutti. E quindi oggi una bellissima card di San Valentino, una card preziosissima tra l'altro, perché pur essendo spiritosa, leggiadra e carina, è tutta dipinta in maniera molto molto semplice. Prima di passare sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in libreria con i miei libri. Il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale sono contenute tutte le mie ricette segrete per creare i materiali dell'arte, i colori, gli stucchi, le paste modellabili, qualunque cosa voi desideriate creare, la ricetta la trovate là dentro. È il mio nuovo libro, il grande libro del colore, dove vi svelo tutti i segreti per fare i colori. Cioè, vuoi un tono? Qui ti dico come si fa. Vuoi un azzurro particolare? Lo cerchi qua dentro, lo trovi, e c'è anche la ricetta per farlo con le quantità giuste per arrivare a quel tono dai colori primari. E oltre questo, naturalmente, c'è tutto un libro attorno che vi racconta tutta la storia, il significato, le curiosità sul colore. Non è un libro dedicato soltanto agli amanti della pittura e del disegno, è un libro dedicato a tutti coloro che vogliono saperne di più sull'uso consapevole dei colori. Bene, basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare una carinissima card di San Valentino. Ed ecco l'occorrente per i nostri bigliettini, le card di San Valentino più facili e carine. Innanzitutto un foglio di carta acquerellabile piegato a metà, a fare proprio così la card. Quindi dello scotch carta, con il quale andrò a contornare ben bene tutta la mia card, lasciando un bordino bello pulito da mezzo centimetro su ogni lato, così. Dei pennelli più grandi, più piccoli, qualsiasi abbiate, va benissimo. Degli acquerelli, anche qui non importa che siano di una qualità eccelsa. Ci occorrerà anche dello scotch biadesivo, questo qui leggermente spessorato, una pennellessa un po' più grande ma non troppo, un paio di forbici e un pochino di filo di cotone. Se volete potete aiutarvi a fare il disegno con una matita e una gomma, io non lo farò. E poi, guest star del momento, una formina per biscotti a forma di cuore, che sicuramente in questo periodo starete riesumando per fare i biscottini a forma di cuore al vostro innamorato. Noi la usiamo per dipingere. Iniziamo subito. Prendiamo i nostri acquerelli e creiamo un bel azzurro, un bellissimo azzurro, e su una tavolozza, che può essere anche un piattino, quello che volete, creo un azzurro super liquido. Prendo un pennello bello largo, io userò questo, e con dell'acqua andrò a bagnare tutta la superficie del mio bigliettino, così. Quindi prenderò il mio azzurro super bellissimo e lo andrò a spennellare su tutto in maniera molto acquerellata, quasi impercettibile. Non seguirò nemmeno un verso prestabilito. Voilà, e stenderò in maniera super disordinata il mio azzurro. Quindi darò una stesa ben bene su tutto. Prima che tutto asciughi, prendo un tovagliolino di carta, un fazzolettino di carta, un tovagliolino di carta, quello che ho, e creo così, semplicemente poggiando, qualche nuvoletta. Voilà,
differenziando, vedete, il chiarore. Quindi successivamente, sempre con un pennello bello grande, andrò ad intensificare l'azzurro sotto alle nuvole, così, per renderle maggiormente evidenti, ma senza grandi peripezie. Il tutto deve essere molto molto semplice. Definite le nostre nuvoline ben bene, facciamo asciugare. Su un vecchio pezzo di carta per acquerello faccio invece dei cuoricini. Come li faccio? Molto semplice. Prendo del rosso, un bel rosso ciliegia, e con questo rosso sporco il bordo del mio tagliabiscotti, ma lo sporco copiosamente, molto molto molto, e quindi poggio la mia formina a lasciare l'orma. Voilà, quello che avremo sarà questo. Ricalcando l'orma della mia formina, riempio tutto il cuoricino facendo andare con molta acqua, riempio il cuoricino con molta acqua, includendo i margini del mio tagliabiscotti. Quindi parto dai margini, molta acqua, voilà, e da qui poi inserisco tantissima acqua e riempio tutto il mio cuoricino. Voilà, ne faccio pure un altro con un rosso un po' più scuro. Prima che si asciughi del tutto, faccio anche un triangolino alla fine, così, da una parte e dall'altro. Voilà! Una volta creati i nostri cuoricini, li ritagliamo. Voilà! Prendiamo adesso il nostro cestino da lavoro e scegliamo un filo. Vi piace questo cestino da lavoro, vero? L'abbiamo fatto insieme. Allora, voilà, prendo tra i miei rocchetti uno dal colore nero, un po' di filo e due. Non criticate il mio disordine del cestino da lavoro, che già il fatto che ne ho uno è sentore di buona volontà, considerando che io odio cucire. Quindi andiamo avanti e avvolgo così tre volte, non più di tre volte, 1, 2 e 3, il filo. Quindi faccio un nodino come se fosse un palloncino, vero? Voilà, uno, e poi l'altro filo, voilà. Adesso prendiamo lo scotch biadesivo, prendiamone due pezzetti e mettiamolo dietro ai nostri cuoricini, 1 e 1, 2, così. Quindi fissiamo i nostri cuoricini, così, 1 e 2. E sistemando la lunghezza dei laccetti, voilà, uniamo in basso e con un pochino di colla vinilica assicuriamo i laccetti ben tesi alla card. Quindi sporchiamo i laccetti di colla vinilica. Uno, tanto poi sapete, diventerà trasparente.
2, uniamoli tra loro così e con un puntino qui appiccichiamoli, poppete, e facciamo in modo che rimangano attaccati così. Quindi eliminiamo l'eccesso. Vieni qui, non scappare, eh? Voilà. Dell'accetto che abbiamo tolto, non buttiamolo via, ma facciamo un fiocchetto. Un piccolo fiocchettino. E anche qui, puntino di colla sul retro, ma proprio infinitesimale, e appiccico sempre sullo stesso punto. Voilà. E lascio, elimino l'eccesso. E questo è l'esterno. Guardate che carino. Adesso prepariamo l'interno. Che bello! A Gabriele è piaciuto. Adesso prepariamo l'interno. Disegniamo. Cosa? Bravissima. Grazie amore. Dovresti fare un canale. Lo so. Disegniamo anche qui. Anzi, sì, vabbè, disegniamo un bel cuore, bagniamo tutto l'esterno del cuore, anzi, facciamolo ancora meglio, prendiamo lo scotch carta, anche qui, contorniamolo di mezzo centimetro da ogni lato, voilà. Quindi, dove eravamo rimasti? Prendiamo e spennelliamo tutto l'esterno, vi avevo detto. Il nostro rosso, super annacquato, e iniziamo a spargere il colore su tutto, accompagnandolo così col pennello in maniera non uniforme. Quindi prendo il phon e asciugo tutto. Con un pennellino un po' più sottile ripassiamo il bordo. Sempre con il pennellino facciamo tante V che diventano dei cuoricini. Qui mettiamo la frase che sarà: il tuo amore mi fa volare alto, e lo scriverò sempre. Allora, voi potete scriverlo come volete, io lo scrivo col pennello perché oramai ce l'ho in mano e faccio prima. Per i puristi della lingua, lo so che si dice mi fa volare in alto, sto scrivendo mi fa volare alto semplicemente perché è un gergo più giovine. Ok, finisco di cucire e ci vediamo dopo le foto. Ciao! Visto
che carino il nostro bigliettino, chiamiamolo come si chiamavano una volta, i bigliettini. E voi cosa scriverete dentro quel cuore? E allora raccontatemelo magari con un commento qua sotto. Io vi aspetto su tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram, vi aspetto anche sui miei altri due canali YouTube, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!